Yes, so as you heard in the introduction, I've been in this study of meditation for most of my life. Come avete sentito dall'introduzione, sono in questo percorso di meditazione per quasi tutta la mia vita. And anybody who builds meditation into daily life gets to know the self quite well. E chiunque che metta la meditazione nella vita quotidiana impara a conoscere il sé abbastanza bene. Yeah, you get to learn to observe your own mind and the games the mind plays, which are very similar to the games everyone's mind plays. Si impara a conoscere la mente e a conoscere i giochi che la mente fa, che sono simili ai giochi che la mente di tutti fa. So I'll be sharing some experiences and some ideas I've picked up on the journey tonight. E quindi oggi condividerò delle esperienze e anche condivisioni di altri che ho preso durante il mio viaggio. Anybody here for the first time with myself in a session? C'è qualcuno che è la prima volta che fa che sente una lezione da me? Okay, so most are new friends for me. Quindi la maggior parte di voi siete nuovi amici per me. So I think I can do the same jokes again. Allora posso rifare lo stesso gioco o barzelletta. Should also maybe introduce yourself? Io sono Beatrice, aiuto nel centro qui della Brahma Kumaris a Roma e oggi traduco. So our topic tonight is to look at overcoming fear and worry through wisdom. Quindi il nostro tema di oggi è di superare le paure e le preoccupazioni attraverso la saggezza. So it means we don't like fear and worry. Significa che non ci piace né la paura né la preoccupazione. Do we agree? Siamo d'accordo su questo? This tells us something about human nature. E questo ci insegna qualcosa sulla natura umana. We prefer peace of mind, we prefer happiness, we prefer contentment. Preferiamo la pace della mente, la felicità, la contentezza. So then why does fear and worry exist? Allora perché esistono le paure e le preoccupazioni? See, if wisdom can remove fear and worry, how can it do that? E se la saggezza può rimuovere la paura e la preoccupazione, com'è che avviene questo? It means wisdom does something to us, changes our understanding such that we see things differently and so fear and worry dissipate. Significa che la saggezza funziona su di noi in un modo che ci fa comprendere le cose in modo diverso. Allora questo influenza le paure e le preoccupazioni. It also means that fear and worry is based upon something. E significa anche che le paure e le preoccupazioni sono basate su qualcosa. They are based upon a certain understanding of life. Quindi sono basate su una certa comprensione della vita. So if wisdom leads to freedom from fear and worry, it means fear and worry are states of ignorance. E quindi se la saggezza ci aiuta a liberarci dalle paure e le preoccupazioni, significa che le paure e le preoccupazioni sono ignoranza. Yeah. Hence there's a nice old saying I like that the ointment of knowledge removes the darkness of ignorance. E c'è un antico detto che mi piace tanto e dice l'unguento della conoscenza rimuove l'oscurità dell'ignoranza. But first we need to have wisdom. Ma prima di tutto abbiamo bisogno di avere saggezza. Now let's look at five different steps involved in this. E quindi adesso guardiamo cinque passi diversi che sono coinvolti in questo. As you know, nowadays we are bombarded with so many words. Come sapete, oggigiorno siamo bombardati da così tante parole. And those could come in lectures, could come in newspaper, and of course in the internet. Che siano conferenze, che siano giornali, che sia internet.
So many words and everybody seems to have something to say. Così tante parole e sembra che ognuno ha qualcosa da dire. So the first step we can call as simply data. E quindi il primo passo possiamo chiamarlo semplicemente i dati. Dati, sono dei dati, come i dati sul computer. Like data is lots of facts and figures and words all jumbled up, which maybe doesn't really mean anything to you. E in questo caso i dati significano un insieme di tantissimi fatti, parole, cose che sono messe insieme e probabilmente non significano tanto. But from data, then you get information. Però dai dati poi prendiamo delle informazioni. Which means you begin to see a pattern within that data. Significa che riusciamo a vedere un disegno, quindi qualche cosa di significato in quei dati. You begin to join the dots and you see, okay, there is a pattern here, there is something of significance in this data. Quindi iniziamo a unire i punti, allora diciamo sì, qui c'è un disegno, qualcosa che ha significato in questi dati. And from this information, then you derive knowledge. E da queste informazioni poi fate derivare la conoscenza. Knowledge means what from this information is going to be useful to me. E la conoscenza significa che cosa da queste informazioni potrà essere utile per me. What will I be able to practically use? Che cosa sarò capace di usare praticamente? What is it that is relevant to my situation? Che cosa è rilevante per la mia situazione? And which piece of knowledge is to be applied in which place in my life? E quale parte della conoscenza può essere applicata in quale parte della mia vita reale? So when that knowledge is put into practical life, then it is called wisdom, and that's the fourth step. Quindi una volta che la conoscenza viene messa nella vita pratica, quello si chiama saggezza ed è il quarto passo. Knowledge in the head only is just still information and theory. La conoscenza solo nella testa comunque rimane informazione e teoria. Knowledge applied in practical life, that is called wisdom. E la conoscenza applicata nella vita pratica viene chiamata saggezza. And when we apply wisdom, then it reaches stage 5, which we call as reality. E quando diventa saggezza che viene applicata, allora raggiungiamo il livello 5, che è la realtà. And reality means we see changes, practical changes in our life. Realtà significa che vediamo dei cambiamenti pratici nella nostra vita. For example, the way you feel about things begins to change. Ad esempio, il modo in cui vi sentite riguardo alcune cose inizia a cambiare. The stress levels in your life reduce. Il livello di stress nella vostra vita si riduce. Difficulties in relationships begin to dissolve. E le difficoltà nelle relazioni iniziano a dissolversi. And also your fear and your worry begins to reduce. E anche le vostre paure e preoccupazioni iniziano a ridursi. So that's our aim in the spiritual journey, the inner journey. It's not just to accumulate lots and lots of information, but to apply in practical life. E questo è il nostro obiettivo nella nostra cammino spirituale, è quello non solo di prendere tante informazioni, tanta conoscenza, ma quello di applicarlo nella nostra vita. Yeah. And wisdom also means to know which point of spiritual knowledge is to be applied in which situation and how. E la saggezza significa anche di sapere quale parte di conoscenza deve essere applicata in quella specifica situazione e come si fa. It has been said the sign of a spiritually wise person is such a person knows how to look after
their peace and happiness. Viene detto che le caratteristiche di una persona saggia è che questa persona sa come prendersi cura della propria pace e felicità. Because challenges do come. Perché le sfide vengono. In the form of people and in the form of events. Nella forma di persone e nella forma di eventi. So how to navigate a way through life, maintaining your peace of mind and your happiness, that's a sign of spiritual wisdom. Quindi riuscire a navigare attraverso questo, mantenendo la mia pace e felicità, è un segno di saggezza. Consider a storm in the sea. Pensate ad una tempesta nel mare. And consider a sailing boat with one of those sails, old-fashioned sails, facing the storm. E pensate a queste antiche barche a vela che affrontano questa tempesta. Now a storm can be a dangerous thing. E la tempesta può essere una cosa pericolosa. But if the boat is strong and if the boatman is wise, he'll adjust the angle of the sail to catch the force of the wind and to push the boat further in the direction he wants to go. Ma se la barca è forte e se il barcaiolo è saggio, allora cambia la posizione della vela in modo che il vento porti la vela la barca nella direzione in cui il capitano vuole. So too it is with the boat of our life. E la stessa cosa è con la barca della nostra vita. Storms come in the form of difficulties, sudden situations, unexpected events. E le tempeste vengono con situazioni, cose improvvise e anche inaspettate. We can't control the storms. Non possiamo controllare la tempesta. But what can we control? Ma cos'è che possiamo controllare? The sails. The sail. The sail is our attitude. Possiamo controllare le vele e le vele sono la nostra attitudine. If I can shift my attitude, I will catch the energy of the storm and it will push me further in my life. Se riesco a cambiare la mia attitudine, allora riesco a prendere il potere della tempesta e usarlo per spingermi dove voglio andare nella mia vita. So the correct attitude in the correct situation enables you to actually grow through the storm. Quindi l'attitudine corretta nella situazione vi rende in grado di riuscire ad andare avanti nella tempesta. So let's look a bit more closer at where these fears and worries come from. Quindi iniziamo a guardare un po' da vicino da dove vengono queste paure e preoccupazioni. And to see what sort of attitude helps us to deal with this. Quindi quali sono le attitudini che ci aiutano a gestire questo? So let me start by asking, what kind of fears or worries do you have? Quindi inizio a chiedervi, quali tipi di paure e preoccupazioni avete? Just in a word or two, I don't mean a whole, quindi, no, not 5 minutes explanation. In una o due parole, non di più, quindi non è una spiegazione di minuti. Health. Health, okay. All right. Work. Work. Future. Future, that's a big one these days. It's a big one these days. È una grande cosa in questi giorni, il futuro. Yeah. Anything else? Not to be high enough at the... Come si dice in inglese? Not to be myself or not to be... Adequate. Yes. Adequate, okay, okay. All right, any other? Qualcos'altro? Serenità. Serenity. La paura del no. Fear of no. Fear of receive no. Fear of receive a no. Negative. To receive a no. Okay. Yeah. No. All right, okay. Okay, let's have a look at some of the main fears that we have as human beings. Quindi iniziamo a vedere alcune delle principali paure che abbiamo come esseri umani.
I'm going to use the chart to help me to illustrate some ideas. E uso la flip chart per illustrare alcune idee. Just to see where these fears come from and what we can do about them. Quindi da dove vengono queste paure e cosa possiamo farci? Okay, now the way we feel is connected to what we are holding in our mind. Il modo in cui sentiamo è collegato a quello che stiamo trattenendo nella nostra mente. And that is the beliefs that we are holding in our mind. E quelli sono i credi che noi stiamo mantenendo nella nostra mente. Now, beliefs are things that we pick up as we go through life. E i credi o queste credenze sono cose che prendiamo durante la nostra vita. How you say beliefs? Beliefs? Credi. Credi. Yes. Sì. 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 C-R. Okay. Did you wanna write it? Yeah. C-R-E-D-I. I. Okay. So we pick up beliefs from our education. Quindi prendiamo questi credi dall'istruzione. We pick up beliefs through our parents. Dai nostri genitori. Through television, media. Attraverso i social media. We pick up beliefs through tradition and culture. Attraverso la tradizione e la cultura. And then we run through life with those beliefs. E poi corriamo attraverso la vita con questi credi. And those beliefs are then responsible for the way we see life and the way we feel about things. E questi poi sono responsabili per il modo in cui sentiamo e vediamo la vita. Let's look at some of the main fears, some of the common fears that people generally have around the world. Quindi guardiamo alle paure più comuni che generalmente la gente ha nel mondo. So one common one is the fear of death. Quindi una comune è la paura della morte. Morte, right? Morte. I. I, okay, thank you. So, the fear of death is based upon a certain belief. Quindi la paura della morte è basata su un certo credo. But that belief is not truth. Però il credo non è la verità. The belief is one thing, the truth is something else. Quindi il credo è una cosa e la verità è un'altra. So what is the fear of death based upon? Which belief is it based upon? Quindi su quale credo è basata la paura della morte? On not existing anymore. Not existing, yes. Yeah. There are certain beliefs that are so deep in our psyche, we don't even realize we are carrying those beliefs. Ci sono dei credi che sono così profondi nella nostra psiche che non siamo neanche consapevoli che stiamo portando questi con noi. The fear of death is based upon the belief, this is me. La paura della morte è basata sul credo che questo sono io. And that's all there is to me. E questo è tutto quello che c'è da essere. So we have a very finite view of ourself. Quindi abbiamo un punto di vista molto stretto su di noi. And we believe one day I will die. E crediamo che un giorno io morirò. I will cease to exist. Quindi smetterò di esistere. And so hence, due to this belief, what happens is first the mind becomes very attached to people and things because we feel insecure. E quindi da questo credo la mente inizia a attaccarsi alle cose e alle persone perché ci sentiamo insicuri. Yeah. And fear is generated. E viene generata paura. Yeah. Now this is a very deep belief which pretty much everybody is carrying. E questo è un credo molto profondo che quasi tutti portano. Yeah. If we live with this mindset, our whole life is full of fear. E se viviamo con questa programmazione mentale,
tutta la nostra vita è piena di paure. Now what we are suggesting here and those who come here know is that the truth is quite different. Quindi quello che suggeriamo qui e chi viene lo sa è che la verità è diversa in questo caso. And what we do is we put truth, we replace the belief with truth. E quello che facciamo è che rimpiazziamo il credo con la verità. Verità. Right? It's yes. An easy one. So we put truth into our consciousness to displace the belief. Quindi mettiamo la verità nella nostra coscienza per far andar via il credo. When there is truth in our consciousness, the fear begins to dissolve. E quando c'è verità nella nostra coscienza, la paura inizia a sparire. And here, our understanding is the truth is I am not this body, but I am the eternal soul. E qui la comprensione della verità è che io non sono questo corpo, ma sono l'anima eterna. The truth is I can never die. E la verità è che non posso mai morire. The truth is one day, yes, I will leave this particular body costume called Yogesh. La verità è che un giorno io lascerò questo particolare costume che si chiama Yogesh. Yeah, then what will happen to this? Cosa accadrà poi a questo? When I leave, quando io vado via, what will you do to this? Cosa farete a questo? Some people put it in the ground. Alcuni lo mettono sul sottoterra. Some people burn it. Alcuni lo bruciano. But if you put it in the ground, then of course it disintegrates. Se lo mettete nel terreno, si disintegra. And worms will eat it. E i vermi lo mangeranno. So you're looking at future worm food. Quindi state guardando al futuro cibo per vermi. Yeah. So when we spend huge sums of money to make it look nice and pretty, e spendiamo tantissimi soldi per renderlo bello, good il for corpo. Good for the worms. Ed è bene per i vermi. Yeah. Now, of course, the body is very important, very useful, very valuable. E certo, il corpo è molto importante, molto utile e di grande valore. But what is important is to have right relationship with the body. Ma quello che è importante è di avere la giusta relazione con il corpo. This we call as the first step in self-realization. E questo lo chiamiamo il primo passo nella realizzazione del sé. I am an eternal soul and I express myself through this body costume. Io sono un'anima eterna e mi esprimo attraverso questo corpo costume. Now when you live with this awareness, then the fear of death will begin to reduce. E quando vivete con questa consapevolezza, allora la paura della morte inizia a ridursi. See, it's not enough to know this. E non è abbastanza sapere questo. It's not enough to believe this. E non è abbastanza credere in questo. But one has to live this. Ma bisogna viverlo. You know, so it means as you go to work, as you're walking, as you're eating, whatever you're doing, be in the awareness, I am an eternal soul. Significa che mentre andate al lavoro, mentre andate da un'altra parte, qualsiasi, mentre mangiate, qualsiasi cosa state facendo, siete in questa consapevolezza che io sono questa anima eterna. Picture yourself as this, the star of light in the position of the third eye. Immaginatevi, create l'immagine di voi stessi come questa stella brillante al centro della fronte. However, tuttavia, it takes time. Ci vuole tempo. Because the wrong belief, I am this, that wrong belief is very deep. Perché il credo sbagliato, che io sono questo, è molto profondo. So to remove that wrong belief does take time and sustained practice. Quindi per rimuovere questo credo ci vuole tempo e una pratica sostenuta. However, there is some good news. Comunque c'è una buona notizia. The good news is that if you practice this,
very sincerely, even for a week, you'll find big changes. La buona notizia è che se praticate questo sinceramente, quindi profondamente coinvolti, anche solo per una settimana, c'è un grandissimo beneficio. We live in very special times. Perché stiamo vivendo in un tempo molto speciale. Yeah. If we make a spiritual effort with authenticity, results come quickly. E se facciamo uno sforzo spirituale con autenticità, il risultato viene rapidamente. Okay, so that's one, the fear of death. Quindi quella è una cosa, la paura della morte. Another fear that most have. E un'altra paura che la maggior parte ha. Is the fear of the death of another person. È la paura della morte di qualcun altro. Which we call as losing someone. Che chiamiamo la perdita di qualcuno. Was it perdita? Perdita. Losing someone. Di, yes, di qualcuno. Right. Sì, non fa niente. It's okay. Yeah. Yeah, okay, in so, verità, we need okay. to put that. Well, yeah, the truth we are applying in all these situations we're applying truth. In tutte le situazioni stiamo applicando verità. So why would we have fear of losing someone? Quindi perché abbiamo paura di perdere qualcuno? Why do we use the word losing anyway? E comunque perché usiamo questa parola perdere? Right. People die, right? Fact of life. La gente muore. Ego. Because we are selfish. Selfish. Yeah, it's true. È vero? Yeah. Attaccamento. We see the fear of losing someone is based upon another belief, another false belief. Il credo di perdere, no, la paura di perdere qualcuno è basata su un altro falso credo. And that false belief is that you can own someone. E questo credo falso è che posso possedere qualcuno. So if you live with that belief, you can own someone, then naturally you will have a fear of losing someone. Quindi se vivete nel credo di poter possedere qualcuno, chiaramente avrete la paura di perdere qualcuno. I think in most languages the word losing someone is used in Italian too. Yes. Penso che nella maggior parte delle lingue viene usata questo termine perdere qualcuno. Yeah, or we tend to say I'm sorry for your loss. Oppure diciamo mi dispiace per la perdita che hai avuto a qualcuno. Yeah. But what has been lost? Ma che cos'è che è stato perso? Yeah. I remember I was asked to do this this topic in Spain a couple of years ago. Un paio di anni fa mi è stato chiesto in Spagna di parlare di questo tema. And the topic was death from a spiritual perspective. E il tema era la morte da una prospettiva spirituale. And one lady, she said something really beautiful in the session. E una donna ha detto una cosa molto bella durante la sessione. She said when her mother had passed away. Quando sua madre se n'è andata. Then at the funeral, you know, somebody did come up to her and say, "I'm sorry for your loss." Quindi durante il funerale qualcuno è andato e ha detto mi dispiace per la tua perdita. And she said to her, "I haven't lost anything." E lei ha risposto non ho perso niente. She said, "I had a great friendship with my mother." Ho avuto una grande amicizia con mia madre. You know, we loved each other. We took care of each other. Ci siamo amate e ci siamo presi cura a vicenda. So when the time came for her to move on, there was no feeling of loss. Quindi quando il tempo è arrivato che lei doveva andare avanti, non c'era nessun sentimento di perdita. She said it's only a loss if you have a bad relationship and you didn't take the chance to fix it. È una perdita solo, questo è quello che ha detto lei, è una perdita solo quando c'era una cattiva relazione e non si è presi la possibilità, l'opportunità di mettere a posto. Then you feel like I should have repaired the relationship, I should have said sorry, so you lost the opportunity.
E quindi si sente, ah, avrei dovuto fare questo, avrei dovuto dire scusa, avrei dovuto aggiustare la situazione. Allora ci si sente una perdita. So the message also is, don't wait to do the good thing. E quindi il messaggio è anche che di non aspettare a fare le cose buone. So what is the truth? What truth can displace the false belief? Allora, qual è la verità? Qual è la verità che può mandar via questo credo falso? The truth is that each one of us is an eternal soul, an unique and individual actor in the theater of life. La verità è che ognuno di noi siamo delle anime eterne che sono degli attori in questo teatro della vita. We all have our unique individual parts to play. Abbiamo tutti una parte unica da recitare. And you never lose anyone. E non perdete mai nessuno. Because nobody actually dies. Perché nessuno in realtà muore. Yeah. Each soul just leaves the body and moves on. Ogni anima semplicemente lascia il corpo e va avanti. I can share my own personal experience. Io posso condividere la mia esperienza personale. A few years ago, my father died. Pochi anni fa è morto mio padre. He was in London and I was traveling actually. Io viaggiavo e lui era a Londra. And I couldn't get the flight back in time. He was in hospital, so he died, and I reached the day after he died. E quindi lui stava in ospedale ed è morto lì e non sono riuscita a prendere un volo in tempo, quindi sono arrivato il giorno dopo. And the funeral was to be the next day. E il giorno dopo ancora ci sarebbe stato il funerale. So I said to my brother, I want to go and see the body before the cremation. Quindi sarebbe stata una cremazione, allora ho detto a mio fratello, voglio andare a vedere il corpo prima della cremazione. I remember going into the funeral parlor place where they burned the body. Where the body was kept. Okay. Quindi siamo andati all'obitorio. And so you know, obviously he was flat in the coffin. His hands were on his chest and I'd seen him in that position sleeping so many times. Quindi era sdraiato nella tomba, aveva le mani unite. E l'ho visto dormire così tante volte. But this time when I saw him, the moment I saw him, ma nel momento in cui l'ho visto questa volta, I knew very clearly that this is not my father. Sapevo proprio chiaramente che questo non è mio padre. It was so clear, this is just the jacket that he was using. Era così chiaro che questa era solo la giacca che stava usando. Yeah, and now he's finished with this jacket and he's put it on the hook and he says, I'm done with this. E adesso ha finito con questa giacca, l'ha messo nell'appendino e ha detto, ok, ho finito con questo. Yeah, and that soul has now gone on to play another part in the theater of life. E quindi l'anima è andata avanti a recitare un'altra parte nel teatro della vita. So whom did I, you know, have a friendship with, love for, learn something with? Not with the jacket, but with the soul. Quindi, con chi avevo un'amicizia, chi amavo, con chi ho avuto questo scambio, da chi ho imparato, non con la giacca, ma con l'anima. So in the theater of life, the part of father of Yogesh started here, finished here, so that part is over. Quindi nel teatro della vita la parte di padre di Yogesh è iniziato qui e finito qui e quindi è andata la parte. Yeah. And in our understanding we do consider reincarnation. Quindi sì, noi consideriamo la reincarnazione. So therefore that soul now belongs to another family. Quindi basato su questo l'anima ora appartiene ad un'altra famiglia. So in that sense, nothing has been lost. Quindi in quel senso niente è stato perso. Yeah. And as somebody mentioned earlier, the reason for feeling a loss is we develop attachments. E come ho condiviso prima è che il motivo per cui sentiamo una perdita è che sviluppiamo attaccamento. Why we develop attachments? Again, because of a very finite view of life. E
perché sviluppiamo attaccamento? Di nuovo per una visione della vita molto finita o definita. Yeah. Somebody said to me something interesting and amusing at the time. Al tempo qualcuno mi ha detto una cosa molto interessante e sorprendente. You know, a friend of mine was just reminding me of these spiritual things. E un amico mi stava ricordando di queste cose spirituali. And he's one of our fellow colleagues, one of our teachers, let's say. Uno dei nostri colleghi o insegnante. He was saying, you know, just as the soul leaves the body, takes another one in this process of rebirth. E diceva, sai, l'anima prende un corpo, ne prende un altro, e c'è questo processo di rinascita. So he's saying, you know, maybe in your, let's say in your last life, you had a very close friend or relative. E diceva, magari nella tua vita passata avevi un amico molto vicino, un parente. And of course that person died. E certamente quella persona è morta. But maybe you meet that person every day without realizing it's the same soul who you used to know. Ma magari adesso lo incontri ogni giorno senza realizzare che è quell'anima che conoscevi. Maybe it's the person who sells the flowers down the end of the road. Magari è la persona che vende i fiori vicino nell'angolo della strada. Or it's the person who's in the gelato shop. Oppure il gelataio. Which means as we expand our view of life, we realize you never lose anyone. E quindi come espandiamo questa visione della vita, significa che non possiamo mai perdere nessuno. So when you live in an unlimited perspective, it makes you emotionally very secure. E vivere con questa prospettiva illimitata ti rende sicuro emotivamente. And when you're emotionally secure, then the mind lets go of holding on to things. E quando l'emozione è sicura, allora la mente lascia andare il mantenere cose. Let's look at another fear that we have. Quindi guardiamo un'altra paura che abbiamo. Another fear, a common one, is not receiving what I think is due to me, what I really deserve. Una paura è quello di non ricevere quello che penso merito. Penso merito. No. Not receive. Yes, like, you know, whatever are my rights, there's the fear of missing out, the fear of not getting what I deserve. Di non ricevere i miei diritti. Not acknowledgement. As well? I put this one in English, shall I? Yeah. So what are you writing? Not receiving my rights. Non ricevere i miei diritti, qualcosa che mi spetta. Non è, it's not only acknowledgement, it's just injustice. Yeah, injustice is part of it. Ingiustizia è parte di quello. Yeah. And so sorry, they are saying acknowledgement. But it's not just acknowledgement. No. Non si tratta solo di riconoscimento. You know, it's like I according to what I've done in my life, according to my efforts, I should receive certain things. Ciò che spetta, quindi in accordo a quello che ho fatto nella mia vita, a quello che ho scelto, dovrei ricevere certe cose. And we may have the fear I won't receive what is truly due to me. E quindi c'è la paura di non ricevere quello che davvero essermi due to me, che mi spetta. What false belief is this fear based upon? Quindi questa paura è basata su quale falso credo? Yeah. Now for this we have to look at our view of life. E per questo bisogna guardare alla nostra visione della vita. See, either you can have a view that life is a series of spontaneous and random events. Quindi o avete una visione della vita come la vita essere un seguito di eventi spontanei. And things just happen and that's the way it is. E le cose semplicemente accadono e questo è quello che è. You know, that
You may do lots of good things, but something bad may happen to you for no reason. Life is just spontaneous. Che la vita è spontanea, quindi puoi fare un sacco di cose buone e poi ti accade qualcosa di cattivo, è semplicemente così che succede. You may believe that. Probabilmente potete credere in quello. You may believe that sometimes good things happen to bad people. That's just the way it is. E potete anche pensare che a volte delle buone cose accadono a delle cattive persone. Questo è com'è. You may believe bad things happen to good people. E potete pensare che le cattive cose accadono alle buone persone. So if you believe life is just spontaneous and random, then there will be the fear. I don't know what's going to happen to me. Quindi se credete che la vita è qualcosa di spontaneo e a caso, allora c'è la paura di quello che mi può succedere. And life can be pretty meaningless also if we live with that belief. E la vita può essere anche molto senza significato se viviamo con questo credo. But here is our understanding of truth. Ma qui abbiamo questo tipo di comprensione della verità, which is the other view of life, che è l'altra visione della vita. And truth says there are laws and principles in life. E la verità dice ci sono delle leggi e principi nella vita. There is a mechanism at work here. C'è un meccanismo che sta funzionando qui. There is something which is governing experiences and events. It's not just random. C'è qualcosa che sta governando le esperienze e gli eventi, non è solo a caso. And one of the main principles in this view of life, è uno dei principi principali in questa visione della vita, is the law of cause and effect. È la legge di causa e effetto. The law of action and reaction. La legge di azione e reazione. The law of choice and consequence. La legge della scelta e della conseguenza. The law of karma. La legge del karma. You've all heard the word, right? Avete karma. Sentito la parola karma? It comes from the Sanskrit word kri, which means to do. E viene dalla parola sanscrito kri, che significa fare. And what that tells us, if we live with that law, I just have to pay attention to the karmas, to the actions I choose to do. Se viviamo con questa legge, significa che devo solo prestare attenzione al karma, cioè a quello che io scelgo di fare. That means my thoughts, my words, my behavior. Significa i miei pensieri, le mie parole e il mio comportamento. If I fill my thoughts, words and behavior with values, with virtues, with goodness, e se colmo i miei pensieri, parole, comportamento con valori, virtù, con bontà, there can only be a good result. Ci può solo essere un buon risultato. Whatever is due to me will come to me at its own time. E qualsiasi cosa mi spetta verrà a me al suo tempo. In simple terms, you can't mess with the law of karma. In termini semplici, non vi potete. Come, you can't mess up. You can't fool around with the law of karma. Non potete imbrogliare la legge del karma. Non yeah. potete rigirarvela. Or somebody said, karma never loses an address. Qualcuno dice il karma non perde mai un indirizzo. Yeah. Yes, the people, mi troverà. You know, people can be corrupt. Quindi sì, la gente può essere corrotta. People can try and steal your rights from you. Può provare a rubare i vostri diritti. Yeah. But at the end of the day, whatever is due to you, by one way or another, will come to you. Ma alla fine, qualsiasi cosa ti spetta, da una parte o dall'altra, arriverà. Now values travel slow. I valori viaggiano lenti. Yeah. Which means if you apply honesty, authenticity, truth in your life, it may take some time for the result to come.
significa che se applicate onestà, autenticità nella vostra vita, significa che ci può mettere un po' di tempo per arrivare. But this is one reason people become corrupt. E questo è uno dei motivi per la quale la gente diventa corrotta. They don't have the patience to wait for the result. Non hanno la pazienza di aspettare il risultato. So they transgress values to get a quick result. Quindi attraversano, passano i valori per avere un risultato veloce, rapido. When you abuse values, you may get money, power, status very quickly. Quando si abusano i valori, allora si può ottenere potere, posizione molto rapidamente. But because values have been transgressed, you will also suffer. Ma poiché sono stati trasgrediti i valori, ci sarà anche sofferenza. So truth tells us, do not worry about when your karmic fruits will come to you. Quindi la verità ci dice, non ti preoccupare quando i frutti karmici arriveranno. Just keep doing the right thing. Semplicemente continua a fare la cosa giusta. Yeah, apply honesty, truth, values in your life, and give happiness to others. The result will come by itself. Applica onestà, verità, i valori nella tua vita con gli altri e il risultato arriverà da solo. Yeah. There is a saying in the Hindi language. E c'è un detto nella lingua Hindi. Dhiraj ka phal meetha. Can translate it. Which means the fruit of patience is sweet. Il frutto della pazienza è dolce. You know, do not be in a hurry for the fruits to come. Di non essere in fretta perché arrivi il risultato. Let the fruits ripen and come by themselves. Lasciamo che il frutto maturi e venga da solo. Another saying also in Hindi, also in Turkish, maybe in Italian as well. E c'è un altro detto sia in Hindi che in Turchia, forse anche in italiano. Is that do good actions and throw them in the ocean. Fai delle buone azioni e buttale nell'oceano. Don't count your good actions. Non contate le vostre buone azioni. Just keep doing them and let them accumulate. Quindi continuate a farle e lasciatele accumulare. At the right time they will come to you, maybe in the form of a wonderful surprise. E al giusto momento ritorneranno, forse nella forma di una bellissima sorpresa. So we don't need to be over concerned about justice and injustice, we just have to do the right thing. Quindi non abbiamo bisogno di essere troppo occupati o concentrati sulla giustizia e l'ingiustizia, ma dobbiamo concentrarci sul fare la cosa giusta. Yeah. There is another very important spiritual principle which was really eye-opening for me. E c'è un altro principio che per me è stato rivelatorio. The principle I heard many years ago in my, let's say, my early teens. Ed è un principio che ho ascoltato tanti anni fa, forse nella prima adolescenza, cioè l'inizio dell'adolescenza. The principle was, if your heart is clean, then what you really desire will come to you. E il principio è che se il tuo cuore è veramente pulito, qualsiasi cosa desideri veramente arriverà da te. This was a game changer. E questa è stata una chiave che ha fatto cambiare il gioco. Because the way we live, especially in the big cities, is we chase after our desires. Perché il modo in cui viviamo, specialmente nelle grandi città, è che corriamo, rincorriamo i nostri desideri. And we have the fear and worry, somebody else will get there first, so I need to be faster. E abbiamo la paura, la preoccupazione che qualcun altro arrivi prima, quindi devo correre. Yeah, and we use our elbows to push others out of the way. E spingiamo pure gli altri fuori dal percorso. It's a life of competition and stress and struggle. Ed è una vita di competizione, stress e problemi.
lotta. Sometimes we call it the life of force. A volte la chiamiamo la vita della forza. But using this principle of a clean heart means clean and true intentions. Ma usando questo principio di un cuore pulito, che significa intenzioni pulite e vere. What it tells us is don't just do things, but pay attention to your intention behind your actions. E questo ci dice non solo prestare attenzione a quello che fai, ma presta attenzione all'intenzione che c'è dietro quello che fai. So a clean heart means selfless intention. E quindi un cuore pulito significa un'intenzione non egoistica, altruistic. You selfless. Could say that. Yeah. Yeah, like washing non out. Non egoistica. Washing out the selfishness. Sì, ripulire l'egoismo. Yeah. And if you have a clean and pure intention, and if you focus on that, whatever you really desire, like a magnet, it comes to you. Se prestate davvero attenzione a quello, qualsiasi cosa desiderate arriverà da voi come una calamita. And again, it's, you know, the truth, living with a life of truth means stress-free, worry-free, fear-free. Vivere una vita con la verità significa libera da stress, libera da paure, libera da preoccupazioni. But when we live life with a head full of false beliefs, then lots of worries are there. E quando viviamo la nostra vita con una mente ricca di credi falsi, allora c'è paura, c'è preoccupazione. Yeah, remembering hearing an old song, I think from the 70s, which had a lot of wisdom in it. E mi ricordo ascoltare questa canzone degli anni 70 che contiene tanta saggezza. And it, actually it was about the law of karma. E riguardava la legge del karma. Maybe some of you are old enough to remember. Forse alcuni di voi sono abbastanza grandi da ricordare. Anybody remember Johnny Mathis? Johnny Mathis, qualcuno? Maybe not initially was famous. And yeah, the words of the song were. Sì. Yeah, I'm not going to sing it, but I'll just tell you the words. Dice le parole. And he sings that it will come in time if you just be patient. Arriverà in tempo se sei paziente. Everything that's yours will come to you. Ogni cosa che è tua verrà a te. Just because others get theirs early. Solo perché gli altri la ricevono presto. Don't you worry, yours is coming too. Non ti preoccupare, anche la tua sta arrivando. Yeah, that's all I remember. Do you remember the title? I think it will come in time or something. Il titolo it will come in time, verrà in tempo. And it was a nice way to remind people that there is a law. There are laws and principles in life. Life is not just spontaneous and random. Ed era un bel metodo per ricordare alla gente che ci sono delle leggi e principi nella vita. Non è qualcosa di solo a caso o spontanea. Yeah. So, you know, with these and many other fears, the thing is to look at the truth which can displace the false belief. Quindi con queste e con tante altre paure, il metodo è di guardare alla verità che può scacciar via il credo falso. Yeah, and then experiment by applying that in my consciousness. E poi sperimentare applicando quello nella mia coscienza. If you live in the unlimited, you have a different relationship with life. Se si vive nell'illimitato, si ha un'altra visione e relazione con la vita. Live in the unlimited means be aware I am an eternal soul and be aware of these eternal spiritual principles of life. E il vivere nell'illimitato significa essere consapevole che sono un essere spirituale eterno ed essere consapevole che vivo con nella vita che ha dei principi
illimitati spirituali. Now sometimes it may happen that in your life there is some so-called negative or difficult situation. Quindi può succedere che nella vita c'è qualcosa chiamata una situazione negativa o difficile. But if you are applying truth and values in your life, ma se state applicando la verità e i valori nella vostra vita, then you don't need to worry. Allora non c'è bisogno di preoccuparvi. But here is what can help. Ma qui c'è qualcosa che può aiutare. Let's say this here, this represents what we call as the curtain of loss. 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 So something has been lost. Quindi questa la chiamiamo la tenda della perdita, cioè qualcosa è stato perso. Loss. Yes. Perdita. Right, yeah. Perdita. So something has been lost, something negative seems to have happened. Quindi qualcosa di negativo sembra che sia accaduto e qualcosa è stato perso. And let's say this is the eye of your mind. E questo è l'occhio della vostra mente. And as far as you can see in the situation, you can only see loss, you can only see disappointment. E quindi per quanto possiate vedere, potete solo vedere perdita e delusione. But if you are really applying spiritual values in your life, ma se davvero state applicando i valori spirituali nella vostra vita, you know, if you're making your heart clean, making your intention clean, se state rendendo il vostro cuore pulito e le vostre intenzioni pulite, then behind this curtain of loss there is a treasure waiting for you. Allora dietro questa tenda di perdita c'è un tesoro che vi aspetta. That's the treasure. E quello è il tesoro. But ma how can you see the treasure? Come potete vedere il tesoro? See, the treasure could be some wonderful opportunity. Il tesoro può essere una opportunità meravigliosa. The treasure could be some very important lesson for you. Può essere una lezione molto importante per voi. Treasure could be something that you have dreamed of and you thought was impossible, but actually someone makes it possible. Può essere qualcosa che avete sognato, pensavate fosse impossibile, ma in realtà qualcuno lo rende possibile. In order to see the treasure or the benefit, you require three things. Per riuscire a vedere il tesoro o il beneficio, avete bisogno di tre cose. To be able to look through the curtain of loss. Per riuscire a vedere attraverso la tenda della perdita. So what's the first thing you need? Qual è la prima cosa? First thing you need is patience. Quindi la prima cosa è la pazienza. Z-I-E-N-Z-A. A. So you need patience because it may take some time before the treasure is visible to you. Quindi la pazienza, perché ci può prendere del tempo prima che il tesoro sia visibile. Now the mind is like a child. And? The mind is e like la mente è come un bambino. It jumps all the time. Che salta tutto il tempo. Child can't wait. E il bambino non può aspettare. I want it and I want it now. Lo voglio adesso. Right? Now those of you who are parents or grandparents, of course will have known, seen this. E chi di voi è genitore o nonno sicuramente l'avete visto molto bene. So what do you tell when your child is jumping up and down and can't wait? What do you tell your child? Allora cosa dite al vostro figlio bambino quando sta costantemente saltando, che vuole qualcosa e non riesce a aspettare? Yeah. Keep quiet and wait. Be patient. Be patient. Cosa gli dite? Stai tranquillo, sii paziente. After a while. Dopo tra un po'. Yeah, they have just a short diversion here. There were interesting experiments carried out on the value of patience.
Qui apro una parentesi. Ci sono stati degli esperimenti molto importanti fatti sulla pazienza. I remember hearing of one, some experiment done in the 60s, I think somewhere in the States. E c'è stato un esperimento negli anni 60 da qualche parte negli Stati Uniti. Where in front of a group of school kids, and these were like 8 or 9 year olds. Davanti a un gruppo di bambini di circa 8-9 anni. One day the teacher just emptied a whole box of sweets on the table in front of all the kids. Un giorno un insegnante ha svuotato un intero cesto di caramelle dolci davanti ai bambini. And said everyone could come and take one sweet each. E ha detto ognuno di voi può venire a prendere un dolce a testa. But if you wait 5 minutes, you can have 2 sweets. Ma se aspettate 5 minuti, potete avere 2 dolci. And if you can wait 10 minutes, you can have 3 sweets. E se riuscite a aspettare 10 minuti, potete avere 3 dolci. So most kids rushed and grabbed a sweet. Quindi la maggior parte dei bambini sono corsi a prendere il dolce. Less waited 5 minutes, took 2 sweets. Un po' di meno hanno aspettato 5 minuti per 2 dolci. Very few could wait 10 minutes to take 3 sweets. E molti pochi hanno aspettato 10 minuti per 3 dolci. And these kids, they were followed in their life. They were interviewed every, you know, couple of years or so. Some were selected to be interviewed through their life. E alcuni di questi gruppi, di 3 gruppi, sono stati intervistati ogni 2 anni. And it was found those who had the ability to wait. Ed è, il risultato era che chi aveva la capacità di aspettare, their lives were much more stable. La loro vita era molto più stabile. They could hold stable jobs. Potevano mantenere un lavoro stabile. Their relationships were more stable. Le relazioni erano più stabili. But those who didn't have the ability to wait, e quelli che non avevano la capacità di aspettare, lots of swings, lots of changes, and lots of ups and downs in their life. Tante altalene, tanti cambi, tanti su e giù nella vita. So too, when our mind can't see the treasure and gets upset or complains or worries or gets afraid. E quindi la stessa cosa con noi, quando la mente non riesce a vedere il tesoro, diventa preoccupata, impaurita. At that time, with your intellect, you have to be a good parent to your mind. In quel tempo con l'intelletto dovete essere un buon genitore per la mente. See, the mind is a child, the intellect is the parent. La mente è il bambino e l'intelletto è il genitore. So with the intellect, talk to the mind, hold on mind, be patient. If not today, tomorrow you'll see the benefit. E l'intelletto dirà alla mente, ok, calma, tranquilla, se non è adesso arriverà un altro momento. Second thing you require, e la seconda cosa, is tolerance. Tolleranza. Double L, but. Thank you. Yeah. So tolerance means that the situation may not be as easy as you would perhaps like. Tolleranza significa che la situazione forse non è così facile come vorreste. You may have to tolerate a little bit. Forse dovete tollerare un po'. But even that's good. Ma anche quello è buono. Yeah. Now, for example, like some of us were discussing this morning, the idea of taking an injection. Stamattina stavamo parlando di questa idea di farsi un'iniezione. You know, if you're unwell and you have an injection, it goes straight into the bloodstream. Quindi se non stai bene, ti fai un'iniezione, va direttamente nel circuito sanguigno. So you receive the medication instantly and it can help you to recover fairly fast. Quindi ricevi la medicina istantaneamente e ti aiuta a riprenderti veloce. But ma it hurts. Fa male. Someone is going to stab you. Qualcuno ti deve pungere con un ago. If you can tolerate the pain of the needle, se riuscite a tollerare il dolore dell'ago,
you get the benefit of the injection. Prendete il beneficio dell'iniezione. But if you can't tolerate the pain of the needle, se non riuscite a tollerare il dolore dell'ago, then you don't get the benefit. Allora non avete il beneficio. So this is something to remember, that when we're passing through a challenging situation, if I can tolerate, there will be some benefit for me. Quindi questo è qualcosa da ricordare quando passiamo attraverso delle situazioni difficili. Se riesco a tollerare, allora ci sarà un beneficio. If I'm being true to my spiritual values. Sempre se sono vero ai miei valori spirituali. So let me not be influenced by the curtain of loss. Quindi facciamo, non siamo influenzati dalla tenda della perdita. The third thing you require, la terza cosa che is introversion. È l'introversione. Introversion or introspection? Well, I can tell you the Hindi. Vi posso dire la parola in Hindi. Let me explain the idea. Vi spiego l'idea. You know, antarmukhi, which means your attention is on the inside rather than the outside. Significa che l'attenzione è sull'interiore piuttosto che sull'esteriore. So extroversion in this context means my mind is busy correcting others and situations and over concerned with what others are doing, not doing, could be doing, should be doing. Quindi in questo caso estroversione significa che la mia mente è occupata a vedere quello che gli altri stanno facendo, quello che dovrebbero fare, quello che non dovrebbero fare, quindi troppo occupata negli altri. Introversion, I'm paying attention to my own self. Introversione, presto attenzione a me stesso. I'm checking myself rather than checking you. E verifico me stesso piuttosto che verificare gli altri. Because when we check others, when we become policemen for other people, oh, lots of waste thoughts. Perché quando controlliamo gli altri, quando diventiamo poliziotti per gli altri, allora si creano tanti pensieri sprecati. But introversion, paying attention, do I have the right attitude? Is my consciousness correct? Introversione è prestare attenzione a ho la giusta attitudine, intenzione. You know, through that we save our thought energy. E attraverso quello risparmiamo l'energia del nostro pensiero. Yeah? And then our mind is more open to catch the signals and clues in the theater of life. E poi la mia mente è più aperta per captare i segnali e le parti più importanti del teatro della mia vita. So with these three things, quindi queste tre cose, patience, tolerance and introversion, our vision becomes X-ray, we can look through the curtain of loss. Con pazienza, tolleranza e introversione, la nostra vista diventa come dei raggi X che riesce a vedere attraverso la tenda della perdita. And we can see the benefit, the treasure hidden behind the curtain. E possiamo vedere il tesoro o i benefici che si nascondono dietro la tenda. If we see only the curtain, then worry, fear, anxiety, tension. E se vediamo solo la tenda, allora sì, ci sono paure, ansia, preoccupazioni. Yeah. So these things are, if they make sense to you, to be applied in the practical life. Quindi se queste cose hanno un senso per voi, devono essere applicate nella vita quotidiana, pratica. Yeah. Starting off with small things. Iniziando con piccole cose. You know, when the mind complains, gets upset, okay mind, patience, be calm, there'll be something good, don't get so excited. Quando la mente inizia a lamentarsi o a complicarsi, ok mente, calmati, non ti preoccupare, ci sarà qualcosa. Yeah, and making the shift from living with limited beliefs into living with truth. E fare questo cambiamento da vivere con dei credi limitati a vivere con la verità.
Sach to bitho nach. Sach? Sach to bitho nach. It is Hindi. It's a Sindhi saying, where there is truth, the soul dances. Che significa? Dove c'è verità, l'anima danza. And say we keep applying truth in our life, keep working with the truth, keep living with the truth, the fears reduce and the dance continues. Quindi significa continuare a lavorare sulla verità, a vivere con la verità, e significa che la paura si riduce e si può, la danza continua. Yeah, but we have to pay attention. Ma dobbiamo prestare attenzione. Because we live in a world full of false beliefs. Perché viviamo in un mondo pieno di falsi credi. You know, so where we work, where we live, where we interact, again and again those false beliefs keep coming up. Dove lavoriamo, dove viviamo, dove interagiamo, sempre di nuovo in continuazione continuano a emergere questi falsi credi. You know, so to keep the truth alive we need every day pay attention, come together with like-minded people, quindi, discuss these things, practice these things, encourage each other. Quindi nella vita di ogni giorno bisogna introdurre questo, parlando con gli altri, incoraggiarsi a vicenda, discutere queste, parlare di queste cose. Ok, so we're coming to the end. Ah, ok. Can you explain in italiano? Io ho un po' di confusione tra la differenza, o per definizione, o per piccola spiegazione, tra spirito, coscienza e anima. Could you explain, because I have a little bit of difficulties in understanding the difference between spirit, consciousness and soul. Okay, again, these words can be used in different contexts. Quindi queste parole possono essere usate in contesti diversi. Soul is when the soul is in the body, then we call it the soul. L'anima. Quando l'anima è nel corpo, la chiamiamo anima. When the soul is not in the body, usually we refer to it as the spirit. Quando l'anima non è nel corpo, di solito ci si riferisce come spirito. Yeah. Now consciousness can sometimes be referred to as the soul. Quindi la coscienza delle volte ci si può riferire ad essa come l'anima. Or the other way is consciousness is like the crucible or the awareness in the soul within which you put information. What's the crucible? Crogiolo. Oppure in altro modo, quindi un contenitore dove la coscienza essere un contenitore dove mettiamo le informazioni, mettiamo. You know, for example, you may have heard the term body conscious, soul conscious. Magari hai sentito questi termini, cosciente dell'anima, cosciente del corpo. You know, so in one context, when you're body conscious, then in your consciousness is your physical identity. I am from this country, from this place, from this religion, from this profession. So your bodily identity is in your consciousness. That's called body consciousness. Quindi per quanto riguarda la coscienza del corpo, significa che nella coscienza c'è tutta l'informazione del corpo, cioè la mia identità, vengo da questo paese, da questa religione. When you're soul conscious, then in your consciousness is the awareness, I am a spiritual energy, I am an actor in the theater of life. E quando si è coscienti dell'anima, allora nella coscienza c'è l'informazione che sono un'anima, sono un essere spirituale, sono un attore nel teatro della vita. And perhaps Wendy, would you like to add something to that? Vorresti aggiungere qualcosa? Wendy? No? Okay. No? Okay. No. Wendy. Yeah. All right. Okay, thank you for asking. Grazie per aver chiesto. Okay, let me just say
I know some people may want to leave, but we will want to end with a short meditation after her question. Quindi magari alcuni vogliono andare via, allora dopo questa domanda finiamo con un po' di meditazione. Quindi paura di soffrire fisicamente. Anche la paura di non sapere come affrontarla, come vivere, come risolverla, come superarla. So she said, you've been talking about death as a main fear, but what about disease or when you have to suffer and you don't know how to deal with it or you don't know how to overcome it? You don't know how to overcome. Yeah, the disease, no? The deal with suffering. Yeah. Yeah. I mean, there. I guess there's two words we can look at there. Ci sono due parole che possiamo prendere in considerazione. You know, one is pain, and the other is suffering. Uno è il sì, dolore, e l'altro è la sofferenza. Yeah, so physically, when the body is in pain, when there is an illness or a disease. Quindi di solito quando c'è una malattia, allora il corpo ha dolore. Then one thing is, you know, to try and take care in terms of what is needed, maybe rest or medication or change of diet. On that level, you should do the right thing. Quindi in quel livello bisogna occuparsi di quello che c'è bisogno da fare, che sia riposo, che siano le giuste medicazioni, che sia un cambiamento nell'alimentazione. Quindi bisogna occuparsi di questo aspetto. The other is then on the mental level. E l'altro è un livello mentale. You know, that, and for that we require spiritual understanding. E per quello abbiamo bisogno di una comprensione spirituale. Yeah, and one of the things that we pay attention to in our study here. È una delle cose a cui prestiamo attenzione nel nostro studio qui. Is that if I can keep my mind peaceful and positive, I am helping the body to heal. Se riesco a mantenere la mia mente pacifica e positiva, sto aiutando il mio corpo a guarire. But if I worry, then I'm sending, like, you know, negative energies to the body, which can make things worse. Ma se mi preoccupo, sto mandando un'energia negativa al corpo che può peggiorare le cose. So there is important to, as well as the physical healing, to pay attention to the mind and their meditation, you know, positive thoughts, positive conversations. To keep my spirits up. Quindi ci sono la parte fisica, ma c'è anche la guarigione spirituale, quindi la meditazione, i pensieri e di tenere il mio spirito, la mia anima ad un alto livello. And if I can't do it myself, then let me take help from others who can help me to have that right attitude. E se non riesco a farlo da sola, allora prendo aiuto dagli altri, da qualcuno che può aiutarmi ad avere una buona attitudine. What helps, of course, is if I'm already living in a spiritual, with a spiritual attitude, it helps to be ready for a time, if that time comes, I'm already prepared to deal with that. Chiaramente se vivo con un'attitudine spirituale, è come se sono pronta ad affrontare se quel qualcosa arriverà. Okay, so thanks again for the questions, and we'd like to finish with a meditation, then maybe some announcements you have. Now or after now? Quindi grazie per le domande, grazie per aver partecipato. Adesso facciamo un po' di meditazione.